Linee squadrate, design boxy che unisce forma e funzione, oltre alle 7 immaccabili feritoie sulla mascherina. È lei, la Jeep Renegade, che con il suo frontale massiccio e fari tondi riesce a essere stabilmente tra i B-SUV più venduti in Italia. Non la si noleggia per la sola estetica funzionale, ma anche perché da oggi abbiamo un'inedita tecnologia ibrida veramente molto utile per ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO2. Il successo la precede, però non fatevi impressionare da un design d'impatto, perché le dimensioni sono davvero autocompatta, con misure racchiuse in 4,24 m in lunghezza e 1,81 in larghezza e 1,67 m in altezza. A proposito di design, avviciniamoci un attimo per scoprirla meglio. Il richiamo al mondo dell'off-road è forte, con i passaruota trapezoidali e le protezioni della parte bassa dell'auto in plastica nera a contrasto. Barre al tetto e skid plate nei paraurti completano il look da dura e pura pronta per l'avventura. Il cofano è bombato nella parte centrale e all'anteriore troviamo i fari full LED dalla forma circolare che donano alla Renegade una firma luminosa sempre ben riconoscibile. Sul laterale la linea di cintura sale verso l'alto man mano che si avvicina al posteriore. Questo trucco stilistico cerca di dare un senso di dinamismo a tutta la fiancata dell'auto che presenta linee molto nette. Sempre verticale anche il design del posteriore con fari full LED a forma di X. Rimaniamo al posteriore per farvi vedere meglio il bagagliaio. Soglia di carico molto bassa, forma squadrata. 351 i litri di capienza disponibili, doppio fondo, ma battendo il divano posteriore raggiungiamo i 1297 litri di capacità. Con forme così squadrate e un passo di ben 2,57 m, l'abitabilità di Jeep Renegade è davvero buona per 5 adulti, ma diventa ottima quando si viaggia in 4, anche perché il tunnel centrale è davvero poco accentuato. Purtroppo non ci sono le bocchette dell'aria per chi siede dietro. La plancia a sviluppo verticale è ben assemblata e la maniglia davanti al passeggero anteriore rafforza l'idea di robustezza. La disposizione dei comandi è all'insegna della praticità, con tasti fisici per la gestione del climatizzatore e radio DAB. Il cruscotto è analogico per i quadranti dei giri motore e velocità, mentre nel mezzo è presente uno schermo da 7 pollici a colori per visualizzare tutte le informazioni del computer di bordo. Nel mezzo della plancia troviamo l'infotainment Uconnect con schermo a colori da 8,4 pollici che è compatibile con sistema di mirroring Apple CarPlay e Android Auto ed è connesso alla rete con la possibilità di navigare con l'hotspot Wi-Fi di bordo. C'è una schermata dedicata al funzionamento del sistema ibrido e una per settare tutti i sistemi di sicurezza ADAS che sono davvero completi. Il navigatore nativo però presenta qualche lag durante l'utilizzo, mentre risultano molto intuitivi le icone scorciatoie del menu nella fascia in basso dello schermo. Piccola e compatta, certo, ma al volante di Jeep Renegade si ha subito un senso di solidità. Infatti la seduta alta e le forme squadrate ci aiutano a capire dove inizia e dove finisce. Se i montanti ci riducono la visibilità al posteriore, non vi preoccupate, perché qui non mancano sensori e la telecamera di parcheggio. Lo start dell'auto è leggero ma progressivo, così da permetterci una fedele conduzione sia quando vogliamo scartare il traffico in città, sia quando vogliamo magari affrontare una curva veloce in appoggio e ci serve un feedback di ritorno concreto da parte del volante. Le forme boxy non penalizzano eccessivamente la dinamica dell'auto perché non abbiamo molti trasferimenti di carico e non abbiamo neanche particolare rollio e beccheggio in frenata. Posso dire che è un assetto abbastanza neutro, capace di affrontare anche il manto stradale che purtroppo spesso non è perfetto. La novità con Renegade e-Hybrid è sicuramente rappresentata dalla motorizzazione, infatti il 1.5 litri turbo benzina da 130 cavalli e 240 Nm di coppia viene abbinato a un motore elettrico che regala un surplus di potenza di 21 cavalli e 55 Nm di coppia, gestito e orchestrato tutto direi ottimamente dal cambio a doppia frizione 7 rapporti.
Possiamo definire la tecnologia hybrid di Jeep come una via di mezzo tra la mild hybrid e la full hybrid, visto che qui si può procedere completamente in elettrico quando si accende l'auto e anche a patto di procedere a basse velocità, quindi in fase di ripartenza o manovra. Beh, però come si guida questa Jeep Renegade Hybrid? Sicuramente il suo punto di forza è quello di massimizzare l'efficienza di combustione e ridurre il consumo specifico di carburante. E infatti non si deve ricaricare mai esternamente la batteria, il tutto avviene ovviamente in automatico e recuperiamo ricarica quando siamo in fase di decelerazione frenata. Si riesce a percepire la guida in puro elettrico con un feeling praticamente da vera ibrida. Ovviamente la dinamica di guida è più votata al comfort. La Renegade e-Hybrid è silenziosa, le marce vengono snocciolate dal cambio doppia frizione in maniera davvero senza sussulti, è molto lineare e quindi per ottenere il massimo da lei bisogna guidare in un modo molto progressivo senza agire sul pedale del gas con quell'effetto on-off. Il peso della tecnologia e-hybrid è davvero molto contenuto. Grazie alla batteria piccola da 0,8 kWh che è installata qui in mezzo al tunnel centrale tra le due sedute anteriori, che pesa soltanto 13 kg e non ruba spazio al bagagliaio. La trazione qui è soltanto anteriore. Per chi volesse la trazione integrale, beh, c'è la versione 4x. Mentre parliamo di consumi, perché l'hybrid si sceglie soprattutto per questo, per chi fa della Jeep Renegade un utilizzo soprattutto cittadino, ma non vuole avere l'ansia da ricarica alla spina. Ebbene, nella nostra prova consumi, il dichiarato di Jeep è tra i 16 e 18 km litro. Beh, i 16 in città si fanno davvero, si passa a 13 in autostrada, che è il momento in cui sfruttiamo meno il sistema ibrido, mentre in extraurbano, beh, si vedono quasi 20, il computer di bordo ci segnala 19 km litro, quindi la media è sicuramente buona, siamo sui 16 km al litro, ovvero 6,3 litri per 100 km. Il prezzo di listino di Jeep Renegade e-Hybrid parte da 35.100 euro, ma nel nostro allestimento della versione in prova Upland costa 38.800 euro, visto che ha diversi pacchetti optional, tra cui il tetto panoramico che da solo costa 1.500 euro. Ma voi cosa ne pensate della nuova Jeep Renegade? Vi piace con questo tipo di tecnologia? Beh, lasciate like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale di YouTube e seguiteci su tutti i nostri social e sul sito fleetmagazine.com. Al prossimo video, ciao!